I carabinieri di Chivasso, in collaborazione con i colleghi forestali e con il supporto del nucleo elicotteri, hanno arrestato due albanesi per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 17 agosto, a San Sebastiano Po, lungo le rive del fiume, i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana e hanno arrestato due uomini, contadini e guardiani, che ne curavano la coltivazione. La droga era coltivata in una zona boschiva su un isolotto. Le piante trovate erano alte fino a 2 metri. I militari hanno sequestrato 391 piante in vasi di marijuana, altezza di 2 metri, circa 4 kg di piante di marijuana in fase di essiccazione, 3 kg di marijuana già essiccata e pronta per la vendita, nonché diverso materiale per la coltivazione, la produzione e lo spaccio dello stupefacente. I due arrestati, Arthur Curti, 28 anni albanese, in Italia senza fissa dimora, e Massimo Vlasci, 28 anni albanese, in Italia senza fissa dimora, sono due semplici operai e i carabinieri hanno motivo di ritenere che siano le dipendenze di un gruppo criminale ben radicato sul territorio. Le indagini proseguono per individuare l'intera associazione e la filiera produttiva della droga, che gestisce il traffico, e non si esclude che la piantagione sia sotto il controllo della criminalità organizzata.